Allora, stiamo facendo un presidio che è in realtà un presidio regionale, del coordinamento regionale dei movimenti dell'acqua, contro il nuovo sistema tariffario promulgato il 28 di dicembre dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, a cui il governo aveva dato l'incarico di ridisegnare il sistema, il metodo per calcolare le tariffe, anche dopo che il referendum era intervenuto sulle tariffe, eliminando, come vi ricordate nel secondo quesito, il 7% del di remunerazione del capitale. E finalmente abbiamo questo nuovo progetto di metodo tariffario, il quale, sotto metite spoglie, reintroduce la remunerazione del capitale e elimina il limite, diciamo, del 5% messo sull'aumento possibile della tariffa, e liberalizzandolo, quindi adesso le tariffe potranno essere aumentate quanto vogliono. Quindi ci aspettiamo tariffe molto più alte, una crescita delle tariffe e remunerazione del capitale sotto altre forme. Quindi vengono completamente sconfessati i referendum, ma per noi la cosa ancora più grave è la stessa idea di affidare all'autorità la definizione delle tariffe del servizio idrico, perché l'autorità regola il mercato e i referendum hanno sancito che l'acqua è un diritto e non è una merce, quindi non può stare sul mercato. Per cui noi chiediamo il ritiro di questo nuovo metodo tariffario e che della tariffa non si occupi un'autorità di mercato. Il presidio finisce alle 6 qui in San Babila e pensavamo nell'ultima ora di cercare di concentrarci un po' più numerosi. Oggi in realtà è una giornata nazionale indetta dal forum contro, appunto, per questa campagna contro il nuovo sistema tariffario, e quindi in tutte le regioni e in tutte le grandi città si stanno facendo delle manifestazioni contro queste nuove tariffe dell'Authority.